con la presentazione del corso di laurea in ingegneria fisica. Prima di partire con una breve descrizione del corso, volevo darvi alcune note organizzative. La mia descrizione adesso durerà circa 10-15 minuti per permettere, nell'arco della mezz'ora che ci è dedicata, di rispondere a delle domande che voi potrete scrivere attraverso la chat. Non dimenticatevi che da oggi fino a mercoledì prossimo, dall'1:30 alle 3:30, voi potrete partecipare, qualora aveste delle domande ulteriori, a delle chat dedicate all'ingegneria fisica, dove dei colleghi, degli ex studenti di ingegneria fisica, potranno rispondere a delle domande, più personalizzate, insomma, con, un approccio del one-to-one. Bene, corso di laurea in ingegneria fisica. Io sono Fabrizio Pirri e sono il referente per il corso di laurea di ingegneria fisica del Politecnico di Torino. La breve presentazione sarà organizzata su che cos'è questo corso di laurea, qual è la figura professionale che il corso di laurea prevede, come proseguire gli studi dopo la triennale in ingegneria fisica e quali sono, a parere nostro, i punti di forza di questo percorso. Prima di tutto, la laurea in ingegneria fisica si colloca all'interno del collegio ETF, dove ETF sta per elettronica, telecomunicazione fisica. In questo collegio, di fatto, sono inserite tutte le lauree in ingegneria triennale e magistrale che hanno a che fare col mondo dell'Information Communication Technology, eccetto la laurea in informatica, che ha un collegio a sé stante. Allora, perché al Politecnico di Torino è stato creato un corso di ingegneria fisica e qual è il suo contesto logico? Allora, questo percorso nasce da un'analisi che nella moderna ingegneria e nei moderni dispositivi, qualunque tipo di dispositivo, quindi abbandonate l'idea che dispositivo spesso e volentieri è associato alla parola elettronico. La parola dispositivo è qualunque oggetto che l'uomo costruisce per applicare delle regole ingegneristiche, delle regole fondamentali. Quindi in qualunque applicazione della moderna ingegneria, in qualunque moderno dispositivo, sempre di più si usano concetti di fisica avanzata, quale la meccanica quantistica, la fisica della materia, la fisica nucleare e la fisica dei sistemi complessi. Questo che cosa porta a concludere? Porta a concludere che la passata dicotomia per cui uno studente che si laurea in fisica scopre e spiega i fenomeni, uno studente che si laurea in ingegneria invece studia come applicarli, è completamente superata. Oggi serve una figura professionale che è in grado di scoprire, spiegare e capire i fenomeni fisici fondamentali, quelli della fisica moderna, tanto per intenderci, quelli della meccanica quantistica, quella della fisica della materia, della fisica nucleare, della fisica dei sistemi complessi, e capendoli è in grado di applicarli dentro la moderna ingegneria e dentro i moderni dispositivi, cioè serve una figura professionale che coniuga entrambe le competenze. Questo cosa ci ha portato? Ci ha portato a creare una laurea triennale in cui di fatto le materie che costituiscono il percorso formativo dei primi 3 anni compendiano, oltre che materie di base, quale la matematica, la fisica 1, la fisica 2 e i laboratori, in modo equivalente danno rudimenti fondamentali di ingegneria e di fisica avanzata. Qual è la figura professionale che il corso di laurea si prefigge di formare alla fine del percorso? Un ingegnere triennale che sia in grado, attraverso le competenze acquisite, di progettare e realizzare i dispositivi della ingegneria avanzata e della moderna tecnologia, perché questi dispositivi sono prodotti oggi e sempre di più domani attraverso l'ausilio di processi tecnologici e di competenze che tirano in ballo le regole della fisica moderna, le regole della fisica della materia e le regole dei sistemi
complessi, attraverso un paradigma che sempre di più è caratterizzato da una riduzione del tempo che intercorre tra quando io osservo un fenomeno scientifico, un fenomeno fisico e lo modellizzo e quanto lo applico tecnologicamente. È un contesto in cui il livello di innovazione e complessità dei dispositivi è sempre maggiore. Per cui diventa necessario per poter riprogettare in tempi veloci dispositivi che sempre di più utilizzano regole fondamentali della fisica, essere in grado di capire, di maneggiare dal punto di vista modellistico, matematico, queste regole fondamentali ed essere quindi in grado di riprogettare i dispositivi. Quali sono gli sbocchi alla fine della triennale dell'ingegneria fisica? L'ingegneria fisica al Politecnico di Torino non ha un percorso magistrale ad essa dedicata, ma la logica che si è preferito seguire è quella di permettere agli ingegneri fisici che costituiscono di fatto la laurea triennale a maggior contenuto fondamentale del Politecnico di Torino di poter proseguire indisturbati senza debiti formativi in qualunque laurea magistrale dell'area ICT. Il che vuol dire che chi esce dalla triennale di ingegneria fisica potrà entrare in qualsiasi laurea magistrale dell'albero del collegio elettronica, telecomunicazioni e fisica, ma potrà anche entrare nell'albero del collegio dell'ingegneria informatica. Esistono però tre lauree preferenziali, o meglio tre percorsi preferenziali che sono stati costruiti ad hoc per l'ingegnere fisico triennale del Politecnico di Torino. Questi tre percorsi preferenziali sono formati da due percorsi a selezione d'accesso e da un percorso duplice privo di selezione in accesso. Stiamo parlando cioè della laurea in nanotecnologie per Information Communication Technology Orientamento Internazionale, una laurea cioè che si dipana sulle tre sedi di Torino, Grenoble e Losanna, tirando in ballo i tre più prestigiosi politecnici europei, e una laurea che si dipana fra il Politecnico di Torino, l'Università di Paris Diderot e l'Università di Trieste, che si chiama Physical Complex System. Anch'essa un percorso internazionale. Esistono poi due possibilità di percorsi nazionali privilegiati per gli studenti in uscita dalla triennale in ingegneria fisica, che sono il percorso nazionale di nanotecnologie per le ICT e il percorso nazionale di fisica dei sistemi complessi. Ad oggi, qual è la statistica di uscita degli studenti delle coorti precedenti? Quasi il 60% degli studenti in uscita dall'ingegneria fisica torinese è entrata nel percorso di nanotecnologie per le ICT, percorso o nazionale o internazionale. Quasi il 30% degli studenti ha optato invece per il percorso internazionale o nazionale di fisica dei sistemi complessi. Circa il 10% degli studenti hanno optato per un altro percorso del Politecnico di Torino o per un percorso al di fuori del Politecnico di Torino. Vi ricordo che nell'ordinamento che voi andrete a percorrere di laurea triennale e magistrale, la laurea triennale e la laurea magistrale sono visti come due percorsi disaccoppiati che voi potrete combinare a seconda delle regole ministeriali dei crediti in accesso. Quali sono i punti di forza che in qualche modo il Politecnico evidenzia rispetto alla laurea triennale in ingegneria fisica? Il primo punto di forza importantissimo in questo momento storico è l'internazionalizzazione delle carriere. Una fetta consistente di studenti in ingegneria fisica optano per un percorso di laurea del Politecnico di Torino a forte internazionalizzazione, come le nanotecnologie per le ICT percorso internazionale, come fisica dei sistemi complessi percorso internazionale, ma anche gli studenti
che optano per uno dei due percorsi nazionali di nanotecnologie per le ICT o di fisica dei sistemi complessi sono poi spinti ad avere un'esperienza Erasmus che implica uno dei due anni della laurea magistrale all'estero. Quindi gli studenti di ingegneria fisica hanno una forte predisposizione per l'internazionalizzazione delle carriere. Il secondo punto di forza sono le solide competenze di base. Come ho detto prima, il percorso di ingegneria fisica triennale privilegia i fondamenti di base relativi alla matematica, alla fisica, all'ingegneria per potersi meglio adattare a un mondo dove la progettazione delle soluzioni ingegneristiche e dei dispositivi sempre di più necessita una riprogettazione ex novo utilizzando delle regole fondamentali di base per creare la successiva generazione di dispositivi. Ovviamente il settore dell'ICT all'interno del quale si cala il percorso di ingegneria fisica è uno dei settori a più forte che maggiormente risentono dell'influenza della necessità di conoscere le regole di base della fisica, quindi la fisica moderna, la meccanica quantistica, la fisica della materia, la fisica nucleare, la fisica dei sistemi complessi per poter riprogettare le nuove generazioni dei dispositivi che oggi ci circondano e che domani ci circonderanno in un'ottica di una sempre maggiore tecnologizzazione dei prodotti industriali. Con questo io ho concluso la breve carrellata della descrizione della laurea triennale di ingegneria fisica al Politecnico di Torino. Vi lascio in questa ultima slide il mio indirizzo di posta elettronica fabrizio.pirri@politico.it. Vi lascio il mio indirizzo Skype, Fabrizio Pirri, nell'ottica che se qualcuno avesse bisogno di una discussione personalizzata delle possibilità di scelta relative all'ingegneria fisica del Politecnico di Torino, mi farebbe molto piacere di poter contribuire a una discussione anche a quattro occhi. Naturalmente scrivetemi un mail, dopodiché concorderemo un appuntamento. Il Collegio ETF ha organizzato una chat che rimarrà in vita anche dopo questo periodo di orientamento. Potete trovare il link nell'applicativo in basso a sinistra, in basso a destra, scusate, di questa slide. Adesso sono aperte, è aperto il question time, quindi per favore abbiamo 15 minuti di tempo. Se avete delle domande, dei dubbi, delle curiosità, scrivete le vostre domande sulla chat che io, anzi che tutti quanti vedremo in tempo reale e mi farà molto piacere rispondervi. Nessuna domanda? Beh, allora, mentre... Ah, eccoli. La prima domanda. Buongiorno, le volevo chiedere perché ad uno studente a cui piace la fisica consiglierebbe il corso di ingegneria fisica piuttosto che il corso classico di fisica. Allora, questa domanda è una domanda interessantissima, perché è una domanda che dovrebbe derimere dei misunderstanding che spesso si sono creati all'interno del percorso di ingegneria fisica. Alla domanda di Gabriele, ad uno studente a cui piace la fisica, la mia risposta è: a uno studente a cui piace la fisica stop o a cui piace la fisica e piacciono le applicazioni ingegneristiche della fisica? Perché ovviamente ad uno studente a cui piace la fisica stop, cioè uno studente che si ferma alla volontà di capire il mondo che ci circonda, non me la sento assolutamente di consigliare il percorso di ingegneria fisica. Ad uno studente che invece ha la velleità di capire le regole del mondo che ci circonda, ma poi andare oltre, cioè usare la comprensione di queste regole per costruire nuovi dispositivi, ovviamente me la sento di suggerire questo percorso. La fisica delle
università generaliste si limita alla comprensione, come ho detto in una delle, forse la seconda o la terza slide, come ho cercato di estrinsecare nella seconda o nella terza slide. Invece l'ingegnere fisico ha la velleità di capire e di utilizzare i fenomeni per la costruzione di dispositivi. Attenzione che è molto più difficile, perché io sto dicendo che l'ingegnere fisico, mentre il fisico si limita a capire, l'ingegnere si limita a applicare, io sto dicendo che l'ingegnere fisico deve capire per applicare, che è un vecchio modo di fare ingegneria. In realtà io sono un ingegnere laureato negli anni 80, quando la tecnologia era molto meno diffusa e quindi era sufficiente, era facile capire e applicare. Con la complicazione della tecnologia si è andati verso sempre di più un modello riduzionista, no? Si fa una cosa o un'altra. In realtà questa è una forte limitazione. Quindi attenzione che alle persone a cui piace la fisica congiuntamente con l'ingegneria, allora io me la sento di consigliare questo percorso, alle persone a cui piace solo la fisica o solo l'ingegneria non me la sento assolutamente di consigliare questo percorso, sarebbe una sofferenza per entrambi. Un'altra domanda, sempre di Laura: è possibile accedere intraprendendo questo corso alla laurea magistrale di ingegneria robotica? La risposta è sì. Credo che, attenzione che ingegneria robotica dipende, al Politecnico di Torino non esiste un percorso di ingegneria robotica, credo che intenda o l'ingegneria meccatronica o una degli indirizzi dell'ingegneria meccanico-informatica che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale e con la robotica. La risposta è sì. Potrebbe esserci all'inizio del percorso un obbligo di individuare come corsi a scelta dei corsi in qualche modo suggeriti dal referente del corso di laurea, ma la risposta è sì. Giorgia invece mi chiede volevo chiedere quali sono le materie portanti di questo corso. Allora, le materie portanti di questo corso sono la fisica moderna, la meccanica statistica, la fisica della materia unitamente alle materie di ingegneria che hanno a che fare col mondo dell'ingegneria elettronica. Cioè, dalla triennale di ingegneria fisica deve uscire uno studente che è in grado di riprogettare dei dispositivi elettronici partendo dai fondamenti fisici moderni. Andrea chiede: vorrei sapere se il progetto Erasmus è pensato solo per il percorso magistrale o se si può intraprendere anche durante la laurea triennale. E pensato solo per il percorso magistrale. Il percorso triennale di ingegneria fisica non prevede un percorso Erasmus, tranne che per gli ingegneri fisici che entrano nel cosiddetto percorso talenti del Politecnico di Torino. In che cosa è differente il corso di ingegneria fisica da quello di ingegneria elettronica? Dal piano di studi, soprattutto al secondo anno, sembrano molto affini. Allora, non so fino a che punto Daniele ha guardato e tutti quanti voi avete guardato i programmi e i percorsi di laurea del Politecnico di Torino. Se l'avete fatto, dovreste avere desunto che il primo anno di tutti i percorsi di laurea è comune, eccetto dal 2020-2021, per un esame alla fine del primo anno. Il secondo anno comincia ad avere delle differenziazioni culturali tipiche del percorso, il terzo anno, che è un anno di maggiore specializzazione, i percorsi di tutte le lauree triennali si differenziano. Il secondo anno in che cosa si differenzia? Il secondo anno si differenzia moltissimo in realtà tra il percorso di ingegneria elettronica e il percorso di ingegneria fisica. Se voi guardate, l'ingegneria fisica è dotato di un corso di analisi 2, di un corso di fisica 2, molto più corposo rispetto all'ingegneria elettronica, perché si
Questi due corsi si prefiggono di arrivare a permettere di capire e di modellizzare dal punto di vista matematico la fisica moderna. Il secondo semestre contiene dei corsi di introduzione alla fisica moderna e alla fisica dei sistemi complessi che il corso di ingegneria elettronica non contiene. I percorsi invece, i corsi in parallelo ai corsi di fisica fondamentale contengono gli elementi di ingegneria elettronica che sono in comune con l'ingegneria elettronica. Però attenzione che i corsi di ingegneria fisica appartenenti al background dell'ingegneria elettronica sono fatti solo esclusivamente per gli ingegneri fisici. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che si prefiggono di dare dei rudimenti di ingegneria elettronica a degli studenti che conoscono i fondamenti che stanno alla base dei dispositivi elettronici. Simona mi chiede a livello pratico quali potrebbero essere gli sbocchi professionali di questo corso, parlando nello specifico delle successive lauree magistrali delle nanotecnologie e della fisica dei sistemi complessi. L'ingegnere fisico triennale, fermo restando che sono pochissimi gli studenti del Politecnico di Torino che si fermano al triennio, hanno come sbocco tutte le aziende che si occupano di alta tecnologia. La magistrale in nanotecnologie per le ICT in fisica dei sistemi complessi, pur essendo due magistrali molto diverse, nanotecnologie per l'ICT laurea un ingegnere, quindi di fatto quello che esce dalla magistrale di nanotecnologie per l'ICT può, attraverso un esame di Stato, esercitare l'ingegneria, mentre lo studente che esce da fisica dei sistemi complessi di fatto riceve una laurea analoga alle lauree in modellistica fisico-matematica delle università generaliste. Comunque, in entrambi i casi, lo sbocco professionale è verso le industrie ad alta tecnologia, o meglio, i settori di ricerca e sviluppo delle industrie ad alta tecnologia. Federica mi chiede la differenza fra il corso di ingegneria fisica e il corso di ingegneria matematica. Beh, c'è una profonda differenza. Il corso di ingegneria matematica è fatto per formare uno studente che maneggia tutte le branche della matematica applicata alle scienze dell'ingegneria. Invece il percorso di ingegneria fisica è fatto per comprendere i fondamenti della fisica nell'ottica di una capacità di progettare e capire i dispositivi e le moderne soluzioni ingegneristiche. Quindi il percorso di ingegneria fisica privilegia i fondamenti fisici nell'ottica della loro applicazione ingegneristica, quindi coniuga la comprensione della fisica e l'applicazione di questa comprensione alla ingegneria, con un particolare occhio all'ingegneria elettronica e dell'area ICT in cui il corso è inserito. Invece, matematica per le scienze dell'ingegneria si limita, che comunque tantissimo, a sviscerare tutti i metodi matematici che vengono utilizzati per l'ingegneria. Attenzione che un metodo matematico senza un contenuto di fatto è un tecnicismo vuoto, no? Quindi il metodo matematico poi dovrà essere riempito di contenuti ingegneristici. Antonella mi dice: si hanno sbocchi lavorativi anche con la triennale? Sì, gli sbocchi lavorativi che ovviamente sono rivolti a un settore diverso, a comparti diversi dentro le aziende, sono gli sbocchi lavorativi tipici delle aziende ad alta tecnologia. Attenzione però che tecnicamente un triennale ha delle competenze molto inferiori rispetto a un laureato magistrale, quindi in qualche modo il triennale entrerebbe nei settori di ricerca e sviluppo delle aziende ad alta tecnologia in fasce ovviamente decisamente inferiori per ciò che riguarda salario, per ciò che riguarda competenze e responsabilità.
Laura mi chiede, si può intraprendere in seguito la laurea magistrale all'estero? Sicuramente, le lauree magistrali all'estero sono svincolate dai meccanismi un po' farraginosi delle lauree magistrali italiane, per cui bisogna in qualche modo elencare i settori scientifico-disciplinari della triennale per vedere se matchano con la magistrale. Quella è la ragione per cui ho detto che al Politecnico di Torino si è fatto lo sforzo di fare in modo che tutti i laureati in ingegneria fisica possano liberamente accedere alle lauree magistrali dell'area ICT, perché questo non è automatico quando io mescolo la triennale con la magistrale. Invece l'accesso all'estero viene fatto alla luce delle competenze a 360 gradi che lo studente nella triennale si è sviluppato e al voto di uscita, in qualche modo alla media che lo studente ha prodotto. Una fetta consistente, valutabile intorno a un 5-6% degli ingegneri fisici del Politecnico di Torino, laurea triennale, optano per una laurea magistrale all'estero in qualche università prestigiosa come l'Imperial College in Inghilterra, l'EPFL o l'ETH in Svizzera o il KTH in Svezia. Simona mi chiede, collegandomi alla domanda sull'Erasmus, in cosa consiste il percorso talenti a cui faceva riferimento? Il percorso talenti è un percorso di eccellenza del Politecnico di Torino, cioè gli studenti di tutte le lauree del Politecnico di Torino che hanno una media al di sotto di un certo valore soglia che dovreste controllare nel sito del Politecnico, perché credo che vari di anno in anno, perché dipende dalla distribuzione della qualità degli studenti del Politecnico di Torino, quindi un percorso a numero chiuso, sono indirizzati ad un percorso parallelo stile alta scuola, cioè a questi studenti si confezionano corsi aggiuntivi o esperienze aggiuntive in modo da arricchire la loro formazione triennale, perché appartenendo alla fascia di elite degli studenti del Politecnico si presume che possano dare qualche cosina di più. Per questi studenti, appunto, che hanno una media elevata, è previsto la possibilità di un semestre all'estero durante il terzo anno della laurea triennale. Simona mi chiede, collegandomi alla domanda sull'Erasmus, no, questo l'ho già risposto. Simone invece mi chiede, è importante la programmazione in questo corso di laurea? In qualunque corso di laurea ingegneristico è importante la programmazione. È praticamente impossibile svolgere la propria, diciamo, attività sia di ricerca che professionale in ingegneria senza avere in qualche modo un'infarinatura abbastanza consistente di informatica, quindi di programmazione. Lei saprebbe la differenza fra una laurea in ingegneria fisica e una laurea in fisica? Beh, la differenza è fondamentale, credo di averlo già detto più volte, provo a ristressarlo nuovamente perché è molto importante. Le lauree in fisica si limitano ad una comprensione a 360 gradi del mondo che ci circonda. Quindi cosa fanno? Laureano sia nella triennale che nella magistrale uno studente che in qualche modo è in grado di capire i fenomeni fisici del mondo che ci circonda, che sono sempre di più che il tempo passa, più si scopre delle sfaccettature di fenomeni che fino a ieri erano non individuabili come conseguenza di limitazioni tecnologiche. L'ingegnere fisico invece che cosa fa? Non si limita a capire questi fenomeni, ma vuole prendere questi fenomeni e applicarli nell'ingegneria. Quindi la grossa differenza è che uno studente deve essere in qualche modo, deve accettare di capire la fisica e applicare l'ingegneria. Esiste una fetta consistentissima di studenti che o amano la fisica e non amano l'ingegneria, o amano l'ingegneria e non amano la fisica. Bene, in questo caso c'è bisogno di apprezzare entrambi gli ambienti. Se si odia uno dei due ambienti, ovviamente si soffre un pochino, perché è assolutamente imprescindibile coniugare gli aspetti ingegneristici agli aspetti di comprensione fisici fondamentali in questo corso di laurea.
Alida mi chiede di cosa si occupa quotidianamente e concretamente un ingegnere fisico che lavora in un'azienda ad alta tecnologia, si occupa di fatto di capire o disegnare i nuovi dispositivi, capire le proprietà fondamentali dei materiali che vengono utilizzati nei nuovi dispositivi, capire con quali processi io posso modificare i materiali per poterli trasformare in dispositivi. Questi sono, diciamo, i tre grossi ambiti più challenging di applicazione dell'ingegnere fisico. Valeria mi chiede, in seguito alla triennale di ingegneria fisica, sarebbe possibile intraprendere una magistrale in campo aerospaziale? Allora, la risposta è sì. Temo però che nel caso dell'ingegneria aerospaziale i debiti formativi superino i 12 crediti che permettono di entrare senza debiti formativi. Quindi dovrebbe, se interessata a questa possibilità, controllare con un po' di attenzione sulla magistrale in ingegneria aerospaziale quali sono i crediti formativi triennali necessari. Potremmo anche farlo assieme, però ovviamente non posso farlo adesso. Antonella mi chiede, ci sono anche sbocchi nel mondo della ricerca? Certamente, ci sono sbocchi nel mondo della ricerca. Nel mondo della ricerca privati sono quasi automatici, il mondo della ricerca pubblica è un me. Tutti quanti a voi è noto la situazione un po' triste del nostro paese per ciò che riguarda la ricerca pubblica, quindi il fatto che si possa non significa che si riesca, ma la risposta, se in termini di potenzialità, la risposta è sì. Una fetta consistente degli ingegneri fisici che poi proseguono nella magistrale in nanotecnologie optano per fare un percorso di dottorato che l'anticamera alla ricerca, anche privato, ovviamente. Bernardino mi chiede, buongiorno, è il percorso giusto per arrivare a produrre strumenti e apparecchiature utili alla ricerca fisica e scientifica? La risposta è sì. Federica mi chiede, durante il primo anno del corso di laurea ci sono attività di laboratorio, attività da svolgere in gruppo? Nel caso in cui si decidesse di seguire le lezioni in remoto a causa dell'emergenza sanitaria, ci sarebbero difficoltà significative durante il primo anno? Allora, la prima domanda è sì, durante il primo anno sono previste attività di laboratorio, attività da svolgere in gruppo, soprattutto il prossimo anno accademico, quando è stato inserito al primo anno dell'ingegneria fisica e solo per ingegneria fisica un corso di laboratorio. Purtroppo il prossimo anno sarà un problema. A causa dell'emergenza sanitaria, sarà molto difficile riuscire a lavorare in gruppo e di persona, ma stiamo pianificando perché questo non costituisca un problema. Il nostro tempo a disposizione è finito. Vi suggerisco, qualora abbiate altre domande, di iscrivermi o di partecipare alle chat in parallelo. Arrivederci.